Ora la parola a Dimitri Palagi, segretario provinciale di Firenze, e si prepari la compagna Claudia Candeloro, del portavoce dei giovani comunisti e delle giovani comuniste. Cari compagni e cari compagni, accolgo il privilegio di poter intervenire al Congresso nazionale. Visti i 5 minuti, No, cercherò di scusate, leggere scusate, e di scusate, tagliare. scusa Dimitri. No, no. Mi spiace, No, non è un grazie, se no il problema, compagno non riesce a ci parlare. Grazie. mancherebbe. Visti i 5 minuti, leggerò e taglierò alcune parti, ma volevo proporvi una riflessione, almeno in parte condivisa con le compagne e compagni della Federazione di Firenze, di cui ho l'onore di essere stato rieletto segretario provinciale poche settimane fa. E volevo partire dal ringraziamento anch'io al Circolo di Spoleto e alle compagne e compagni che ci hanno fatto permesso questi 3 giorni. E penso che da questi ringraziamenti noi dovremmo partire quando facciamo una discussione politica, perché il ringraziamento, il riconoscimento per la penitenza comunque delle persone che con sacrificio del loro tempo si dedicano alla nostra organizzazione deve essere quell'elemento che è comune a tutte e tutti noi. Io credo soprattutto nei momenti di maggior rancore, tensione e discussione, anziché offendere e offenderci, anche se è sempre inevitabile che questo accada quando la discussione è particolarmente accesa, dovremmo poi ricordarci subito dopo quali sono i motivi per i quali noi teniamo aperto il progetto della Rifondazione Comunista, nonostante io sia iscritto dal 2006, e dal 2006 mi chiedono sempre: ma perché non vi sciogliete? La prima tessera l'ho fatta e i miei compagni di classe mi dicevano: vabbè, ma adesso vi sciogliete. Dal 2006 a oggi io per 11 anni tutti gli amici e conoscenti, diciamo i compagni che trovo, mi chiedono: ma perché non vi sciogliete? Rispondere a questa domanda non è scontato, non deve essere scontato per noi, e credo che questo ringraziamento io faccio ai compagni di Spoleto, io lo tengo di conto perché in questi 2 anni da segretario provinciale io ho ripensato molto al clima che noi siamo riusciti a trovare all'interno delle feste nazionali del 2015 e del 2016 tra compagni che poi magari invece nelle discussioni politiche appunto si offendono a vicenda o si offendono per le affermazioni che vengono dette, e sulla base di quello che noi riusciamo a fare ricercare appunto un clima diverso di confronto e di costruzione del partito che siamo chiamati con questo congresso a rilanciare e rafforzare. Lo slogan dice c'è bisogno di rivoluzione. La rivoluzione è prassi, che è basata ovviamente sulla teoria, ma vive e deve vivere nelle azioni delle compagne e dei compagni, non vive solo nelle discussioni. Tra le priorità a cui dobbiamo far fronte dopo questo congresso, da domani, io credo ci sia il rischio di scioglimento del partito per consunzione, per erosione, per stanchezza. Quindi noi dobbiamo essere in grado di ridare le speranze, le energie e le prospettive a chi è, diciamo, sul territorio del tessuto militante. Tenuto conto che appunto non è scontato tenere in piedi Rifondazione Comunista, nessuno ci obbliga a insistere e quindi dobbiamo partire dal motivo per cui insistiamo. Io non, visto il tempo, il poco tempo che c'è, nonostante qui le suggestioni medievali ci siano molte, però mi permetto di condividere una riflessione che ha mosso la mia tesi di laurea di qualche mese fa, che era sulla filosofia medievale e che si era sul tema del Papa eretico. Il riferimento non era a Papa Francesco, anche se nei bar ci dicono che è l'unico di sinistra rimasto, non era per quello, ma era una frase di Gramsci che, quando parlava del movimento comunista, diceva che era un movimento dove non dovevano esistere eretici perché il movimento comunista non era chiesa. Noi sappiamo come è andato il Novecento, qui fuori c'è un libro di Secchia che è definito rivoluzionario eretico, in Grao è stato definito comunista eretico senza scisma un paio di anni fa, e in generale mi sembra però che ci sia un continuo richiamo all'interno del nostro dibattito rispetto a questo tema del fatto che noi siamo comunisti eretici. Io credo che questa percezione di noi stessi, in qualche modo, di sconfitti e di eretici, non abbia più senso oggi. Noi siamo più simili in un periodo delle origini in cui dobbiamo rilanciare. Non c'è una terza internazionale. Noi, se continuiamo a parlare di eresia, non verremo compresi molto bene, perché oggi non c'è un'Unione Sovietica da cui discostarsi. Quindi noi credo che dobbiamo riuscire a uscire dalla sindrome della sconfitta, smettere di pensare che se sei sconfitto hai ragione. Noi questo non lo possiamo più dire fuori. Noi dobbiamo dire che, Un siccome minuto. abbiamo ragione, noi abbiamo una proposta che funziona, abbiamo una proposta alternativa, e su questo noi dobbiamo riuscire a costruire l'entusiasmo. E io taglio tutta una serie di cose e volevo fare un ringraziamento al segretario nazionale, alla segreteria uscente, perché io fino a oggi, in tutti questi anni, ho sempre detto che eravamo un partito anomalo perché tutti i segretari nazionali
erano usciti da questo partito. Non lo potrò più dire e io di questo sono molto contento. Grazie. Grazie a Dimitri, buon lavoro.